storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso, la storia siamo noi. Storia azzurra, Bruno Marchionibus racconta il Napoli. Passiamo adesso invece alla seconda puntata di Storia Azzurra, la nuova rubrica sulla storia della società partenopea. Oggi cercherò di raccontarvi delle curiosità, degli aneddoti relativi ai vari stadi in cui il Napoli dal 1926 ad oggi ha giocato, quindi nei vari impianti che hanno costituito le case della squadra azzurra. Squadra azzurra che, come abbiamo visto la scorsa settimana, fu fondata appunto nel 1926 con la denominazione di Associazione Calcio Napoli dal presidente Ascarelli, imprenditore partenopeo, lungimirante e geniale nel riuscire a portare appunto avanti le sue idee e nel riuscire a far inserire il Napoli nel gironi di campionato nazionale, sfruttando le sue influenze in federazione per allargare il numero di partecipanti da 16 a 18 squadre. Il primo problema però evidente con cui dovette scontrarsi il presidente Ascarelli nel momento in cui il Napoli doveva affrontare un campionato di tale rilevanza era che la neonata squadra non aveva uno stadio dove disputare le proprie partite. Si doveva quindi cercare un campo che fosse idoneo allo scopo. Le primissime partite della stagione 1926-27, quella che abbiamo visto nella scorsa puntata, essere stata caratterizzata dall'aver conquistato il Napoli un solo punto su 18 partite, cosa che determinò poi l'assonanza col ciuccio come simbolo della squadra partenopea. Le primissime partite furono giocate in un campo situato nella zona di Bagnoli a Coroglio e nessuno avrebbe potuto tra l'altro immaginare all'epoca che proprio in quella zona, una trentina d'anni dopo, una famiglia toscana trasferitasi a Napoli per lavoro, avrebbe visto nascere il proprio figlio Maurizio, e stiamo parlando ovviamente della famiglia Sarri, che dopo altri più o meno 50 anni e qualcosa in più, sarebbe dopo un lungo peregrinare per l'Italia tornato a Napoli per regalare spettacolo e insegnare calcio da questa città a tutta la nazione e, perché no, anche all'Europa. Chiusa questa parentesi, il Napoli, dopo appunto queste primissime partite disputate a Coroglio, si spostò su un campo dell'Arenaccia che era di proprietà dell'esercito, dei militari, che lì vi si erano stanziati al termine della Grande Guerra nel 18. Il presidente Ascarelli però ebbe a quel punto la grande intuizione, essendo un vero e proprio precursore sui tempi, basti pensare che ad oggi, dopo quasi un secolo, si inizia a parlare da parte di molte società dell'importanza che può rivestire l'avere uno stadio di proprietà. Il presidente Ascarelli capisce che in una città come Napoli, con un pubblico così appassionato, è fondamentale far giocare la squadra in uno stadio con una grande capienza, in cui il pubblico può manifestare tutto il supporto ai ragazzi, e in uno stadio che sia di proprietà per la società. Così egli commissionò e finanziò la costruzione dello stadio Vesuvio, sito nella zona del rione Luzzatti, cioè nella zona dell'attuale piazza Garibaldi, e però visto che purtroppo a volte il destino è infame, il presidente Ascarelli riuscì a malapena a vedere ultimato lo stadio, e dopo solamente, pensate, 17 giorni dall'inaugurazione dell'impianto, dalla prima partita lì disputata del suo Napoli, morì a causa di un attacco fulminante di peritonite, per il quale non ci fu nulla da fare. Lo stadio costruito da Ascarelli fu tra l'altro pochi anni dopo anche teatro di alcune partite del Mondiale italiano del 1934, al termine del quale la nazionale di Vittorio Pozzo e Giuseppe Meazza si laureò per la prima volta nella sua storia campione del mondo. E lo stadio di Napoli fu tra l'altro il teatro della finale terzo e quarto posto tra la Germania e l'Austria. Purtroppo però di lì a poco in Italia, è inutile negarlo, è la pagina più nera della storia del nostro paese, furono promulgate le leggi razziali, e Ascarelli, oltre a essere, come abbiamo detto, geniale e più che capace imprenditore, era di religione ebraica. Nel momento in cui dunque passano le tristi leggi razziali, il regime impone
che lo Stadio Vesuvio, che dopo la morte del presidente Ascarelli aveva a furor di popolo acquisito il suo nome, era diventato lo Stadio Ascarelli, debba cambiare nuovamente denominazione e passare ad essere Stadio Partenopeo. Questa purtroppo è solo uno dei tanti casi di ingerenza della politica nello sport in quel momento preciso della storia del nostro paese, e la figura di Ascarelli è solo una delle tante figure di religione ebraica che viene allontanata, che viene emarginata dal contesto sociale del paese. Ed è, a mio parere, non è per fare politica, è solo una brevissima parentesi, una grande e bella iniziativa quella annunciata dal sindaco De Magistris pochi giorni fa di denominare Piazzale Tecchio, quello antistante appunto lo Stadio San Paolo, Giorgio Ascarelli, ed è una cosa che forse sarebbe stata, andava fatta anche molto prima probabilmente. Detto questo, lo stadio appunto ridenominato per la terza volta con un nome nuovo, Partenopeo, sarà poi raso al suolo dai bombardamenti alleati nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e quando al termine del triennio 40-43 Napoli risulterà essere la città della penisola più bombardata in assoluto dai raid aerei degli anglo-americani. E dobbiamo rimanere nel periodo della Seconda Guerra Mondiale per iniziare a parlare dello stadio in cui il Napoli poi si trasferirà alla fine del conflitto, quando nel 1945 riprenderanno i campionati. Il Napoli inizierà a giocare allo stadio del Vomero, l'attuale stadio Collana, e anche questo impianto ha avuto nel corso della sua storia varie denominazioni. Da stadio Dio del Vomero passò ad essere stadio 28 ottobre, stadio del Littorio, chiari riferimenti al regime fascista, e poi invece stadio della Liberazione dopo la invece cacciata dei tedeschi e dei nazifascisti da Napoli. Proprio alla cacciata dei nazifascisti da Napoli, alle quattro giornate, si riferisce un episodio fondamentale nella storia della città legato allo stadio Collana. Infatti, quando dopo l'armistizio di Cassibile dell'8 settembre 43, le forze armate italiane e in generale la situazione politica italiana è allo sbando totale, i tedeschi prendono il controllo di Napoli e iniziano con i loro veri e propri rastrellamenti della popolazione civile, per raccogliere quanti più uomini possibili in età di lavoro e inviarli in Germania nei campi di lavoro a lavorare per il Reich. Durante quelle convulse giornate il comandante tedesco Scholl emanò un proclama per il quale tutti gli uomini appunto napoletani in età lavorativa avrebbero dovuto presentarsi per essere inviati in Germania. Se ne presentarono solo 150 su 30.000 previsti, e a quel punto le forze armate tedesche iniziarono a operare rastrellamenti, a operare rappresaglie, ad andare casa per casa a prelevare fisicamente gli uomini, molti dei quali furono ammassati, appunto imprigionati all'interno dello stadio Collana in attesa di essere inviati in Germania. Quello e altri episodi di violenza però avevano fatto ormai arrivare al limite la sopportazione della popolazione napoletana verso l'invasore, e non ci volle molto che in tutti i punti della città appunto scoppiasse la rivolta, che al termine di quelle quattro giornate, dal 27 al 30 settembre del 43, porterà Napoli a diventare la prima città europea ad essere insorta e ad essersi liberata in maniera autonoma dal giogo nazifascista. Quando la mattina del 1 ottobre infatti i primi carri armati degli alleati entreranno in città alle 9.30, i tedeschi avevano già abbandonato la città a seguito di un accordo tra partigiani napoletani appunto e forze armate tedesche, che aveva comportato tra l'altro la liberazione degli ostaggi che erano tenuti prigionieri all'interno del Collana. Questo episodio è rappresentato in maniera molto precisa all'interno del film Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loi del 1962, che fu candidato tra l'altro l'anno seguente come agli Oscar come miglior film straniero, e nel quale c'è il Gianmaria Volonté che interpreta il capitano Enzo Stimolo, tenente del Regio Esercito,
che era stato parte fondamentale nella, appunto, nei combattimenti al Vomero e nella liberazione degli uomini tenuti imprigionati nello stadio del Littorio. Un episodio invece curioso, sicuramente meno macabro, ma anzi più divertente, legato allo stadio Collana, è quello che alla ripresa del campionato del 1946, a un gol dell'albanese Lushta alla sua prima rete con la maglia azzurra, talmente dell'esultanza dei napoletani, una tribuna rischiò di crollare, dando nuovo vigore all'espressione, appunto, se ne è caduto stadio. Per fortuna non ci furono, insomma, danni seri per nessuno. E il Collana, però, tuttavia, lo stadio del Vomero, non aveva una capienza sufficiente da contenere tutto l'entusiasmo della folla, l'entusiasmo del popolo napoletano, e quindi quasi da subito si iniziò a progettare la costruzione di un nuovo stadio ben più capiente, ben più ampio, che potesse contenere tutta la folla che la domenica voleva accorrere a seguire il Napoli. Nel 59 così fu ultimato lo Stadio del Sole, che poi sarà Stadio San Paolo, e lo stadio che poi sarà appunto denominato Collana, tuttavia, continuerà ad essere teatro di altri sport molto nobili, tra cui il rugby, e a cavallo tra il 1965 e il 1966, infatti, la Partenope Rugby, squadra napoletana di tale disciplina, si laureerà per due volte di fila campione d'Italia, giocando proprio sull'erba del Collana. Lo stadio del Sole, dicevamo, che altri non è che l'attuale stadio San Paolo, fu inaugurato invece nel 1959, a Fuorigrotta ovviamente, in un match contro l'avversario più, diciamo, temuto e il principale rivale della storia del Napoli, cioè la Juventus. In quell'occasione il campo non avrebbe potuto essere inaugurato in maniera migliore, in quanto gli azzurri si imposero per 2-1 contro i rivali di sempre. E lo stadio sarà poi in un secondo momento, come sappiamo ovviamente, intitolato invece a San Paolo, denominato San Paolo, in quanto, secondo la leggenda, appunto San Paolo, nella sua opera di conversione delle popolazioni italiche, sbarcò nella penisola proprio nella zona dell'attuale Fuorigrotta. Un saluto nuovamente a tutti gli amici di Radio Una Frontiera da parte di Bruno Marchionibus di Contropiede Azzurro, che vi dà appuntamento anche per quanto riguarda Storia Azzurra alla prossima settimana.